Ciao, prepareremo insieme un antipasto che può anche essere uno snack. Un panino con tonno, punte d'asparago e ketchup e maionese. Un classico hamburger però a base di pesce. Allora, per questa ricetta ci serviranno un bel filetto di tonno, almeno un pezzettino, circa 200 grammi. Poi ci serviranno delle punte di asparago, una cipolla bianca, ketchup e maionese, e chissà, magari il ketchup potete anche farvelo in casa. E naturalmente anche la maionese. E poi dei panini da hamburger oppure delle rosette morbide, come quelle che ho io qui davanti. Per prima cosa dobbiamo preparare le cipolle. Prendi una cipolla bianca, la sbucci, naturalmente eliminando la parte esterna, e poi la tagli in tante piccole fettine sottili. Queste fettine le faremo cuocere fino a diventare dorate. A quel punto le potremo usare per farcire il nostro panino. Bene, accendi il fuoco sotto una padella. Unisci un filo d'olio, poco, e poi la mezza cipolla tritata. Cerca di sgranarla con le dita, così che tutti i petali si dividano l'uno dall'altro. Perfetto. E a questo punto aiuta la cottura della cipolla con un pizzico di sale. Naturalmente, se ti piace, non dimenticarti una bella spepazzata. E voilà! A questo punto ho messo dell'acqua a bollire. La vedi? La vado a salare con del sale rigorosamente grosso, perché l'acqua bollente si sala sempre con il sale grosso. E poi vado a ricavare dai miei asparagi. Vedi, questo è l'asparago intero, ma io ho bisogno solamente delle punte. Quindi pareggio gli asparagi e taglio le punte in diagonale. Perfetto, con queste punte andremo a farcire insieme alle cipolle, naturalmente, il nostro panino. Per quanto riguarda il gambo degli asparagi, non buttarlo, usalo per torte, creme, salse o addirittura zuppe. Ok, quindi lascialo da parte e usalo per qualsiasi altra preparazione. Allora, guarda insieme a me la cipolla. Per prima cosa comincia a sfrigolare, come si dice in gergo. Sfrigolare significa, sentite? Senti questo rumore? Perfetto. Una volta ben caldo l'olio, aggiungiamo il sale e il pepe, la lasciamo stufare ed infine poi la lasceremo croccare e dorare in padella, quindi bisogna lasciarla almeno una decina di minuti in padella a cuocere. Per quanto riguarda gli asparagi, invece, dopo aver ricavato le punte, le preziosissime punte, le buttiamo, le tuffiamo in acqua bollente salata e poi si aspettano 5 minuti che cuociano, o perlomeno che precuociano, perché poi le andrai a saltare in padella anch'esse con un filo d'olio, ok? Per quanto riguarda il tonno, invece, è molto semplice. Bisogna prendere l'intero filetto e tagliarlo in tante striscioline sottili. Non ti dimenticare le cipolle, perché devono croccare, sì, ma mai bruciare. Bene, tagliamo il tutto a striscioline sottili. E poi da queste strisce di tonno ricaviamo altrettante striscioline, lo tagliamo nell'altro senso, vedete? Così. A questo punto lo andiamo a tagliare a cubetti. E una volta ottenuti tanti cubetti, lo vai a tritare. Cercate di scegliere sempre il tonno ben rosso, con un rosso ben vivo. Questo vi garantirà sicuramente la freschezza del tonno e in più anche la lavorabilità. Perfetto. Anche con la restante parte tagliamo tante striscioline per poi ridurlo a cubetti. Allora, dovete sapere che all'interno del tonno, come all'interno di tutti i pesci naturalmente, sono contenute delle albumine, le cosiddette albumine, che sono dei coagulanti naturali che
del pesce quando andremo a cuocerlo. E questo ci permetterà di ottenere dei piccoli hamburger di tonno senza l'utilizzo di uova per rapprendere la carne. Quindi, una volta tritato per bene il tonno, cerchiamo di mantenere sempre belle croccanti e dorate le nostre cipolle, vedete? In questo modo. A questo punto spegniamo il fuoco sotto alle cipolle e ci dedichiamo a preparare gli hamburger di tonno. Allora, a me piace molto questo piatto quando le cipolle sono davvero arrostite. Queste non sono proprio bruciate, però si potrebbe anche addirittura preparare con della cenere di cipolle. Ora vi faccio vedere, ora vi spiego. Prendete le cipolle, le tagliate a rondelle, poi le mettete in forno a 250 gradi fino a che non diventano nere. A quel punto le frullate e quella che otterrete sarà la cenere di cipolle. Diciamo che per questa preparazione non ho voluto esagerare, quindi le cipolle sono un pochettino più dorate. Ma non abbiate paura ad arrostirle per bene. Sicuramente daranno molto più sapore al vostro piatto. Poi fate delle palline con la polpa del tonno scottata e le mettete a cuocere nella stessa padella delle cipolle. Un consiglio vi do: cercate di tenere il pesce ben crudo all'interno. Fuori deve essere croccante, quindi quando vai a cuocere il pesce, cuocilo da entrambi i lati e cerca di farlo cuocere abbastanza a fuoco alto. Dopodiché giralo e all'interno mantienilo crudo, perché il pesce è buono quando non è troppo cotto, ok? Nel frattempo, mentre io cuocio gli hamburger di tonno, in questo momento li vado anche a girare, così, accendi il fuoco sotto una padella e versa un filo d'olio. E poi con una schiumarola scola le punte degli asparagi, voilà, e mettile nella padella ad arrostire, ok? Aiutati con un po' di sale, anche se non ti dimenticare mai che all'interno dell'acqua di cottura delle punte degli asparagi c'era già il sale, quindi non esagerare. Allora, guarda un po' i mini hamburger di tonno. Vedi? Sono abbastanza rosati all'interno, quindi quasi crudi, ma all'esterno sono ben dorati e saltati. Non ci resta che prendere la nostra rosetta, tagliarla a metà e farcirla con gli hamburger di tonno, ok? Poi date una piccola salata all'hamburger e lo andate a guarnire con le punte di asparago, eccole qua, qua e là. Ah, ecco, naturalmente io ne ho fatte 5 o 6, ma se a te piacciono di più gli asparagi puoi anche aggiungerne, eh? Non è assolutamente un problema, anzi. Danno freschezza e quel tocco di vegetale che in questa ricetta altrimenti mancherebbe. Per terminare il piatto, metti le cipolle ben arrostite sopra all'hamburger. Così. Mi raccomando che siano quasi bruciacchiate. Devono essere croccanti e saporite. E poi prendi un bel piattino, impiatti il tuo hamburger di tonno ed infine vai a condire il tutto con maionese ben lavorata al cucchiaio. E come in ogni hamburger che si rispetti, non può mancare il tocco di ketchup. E voilà. E questo è il nostro piatto finito.
Goditelo!